ero andati a complicarsi la vita con questo gioco a due vicino alla linea di fondo. Cross al centro di Cecchietto, buona azione ancora del numero 7, si sovrappone, Papa che ha la palla nei piedi e porta in vantaggio i suoi quando sono passati 3 minuti da questa inizio gara. Tomola stoppa il pallone di petto molto bene, metà campo va a servire Margaroli. Margaroli inerca ancora l'inserimento di Tomola, si allunga forse troppo la palla ma è buona per Celeste. E Celeste che scavalca il portiere con un pallonetto. Dopo le due reti contro il Gagliate, Celeste va ancora a segno. Ancora Ceretti che va a servire a Margaroli. Prova Margaroli, cussione personale, riesce a saltare molto bene Cecchietto. Prova col destro, è un bellissimo gol di Margaroli. Spettacolare gol di Margaroli, il tiro a giro che scavalca il portiere. Piffero per Coscia. Celeste scarica molto bene ancora per Ceretti. Ceretti per Coscia, Coscia cerca l'1-2 con Margaroli, Margaroli prova una conclusione incredibile dai 30 metri, palla che si abbassa improvvisamente. Domestica questo pallone, prova a servire Maugeri che si infila in area, viene toccato da Martinetti, non ci pensa due volte a lasciarsi cadere il numero 8. Fischia il direttore di gara, calcio di rigore, batte Pappa e Taddio non ci arriva. Il numero 9 Lamine, palla nel mezzo lunghissima. Sul secondo palo e Papa e veramente per un niente Ferrario non arriva all'impatto, occasionissima per il Castelletto. Lamenta un fallo che il direttore di gara dice che non c'è, lancio lungo per Margaroli, prova Margaroli ad andare in porta, Margaroli ancora, Margaroli è fuori, il tiro di Margaroli di un niente, occasione. Tutto il passaggio, Margaroli stava cercando di scappare alle spalle di Giannetti, Papa controlla un pallone ancora, prova a girarsi di punta. Poi di sinistro e c'è il gol di Papa, 3-3. Calcio di punizione di Margaroli direttamente sul portiere ed è una rete fantastica. Vassallo è andato a prendere un gol su. Incredibile Margaroli. Al termine, ultima occasione per il Castelletto, si riversa in aria la formazione in maglia blu di mister Spinelli e Daniele. E viene fischiato un calcio di rigore, incredibile, fallo di mani, incredibile. Parte Papa contro Taddio, parte Papa e rete ed è 4-4.